Io, allora, ciao a tutti, sono Militantati Assalti Frontali, siamo qui davanti al mattatoio, appena finita il mio talk, diciamo, qui all'Iperfest, al Festival delle Periferie che si svolge qua oggi, è la prima giornata. Praticamente, vabbè, io sono stato coinvolto in questa cosa per raccontare come l'arte può cambiare la percezione del proprio territorio. Come l'arte può essere un veicolo di trasformazione, appunto, ad esempio nel mio caso, ad esempio, come la storia del lago della Snia, la storia di Simonetta, come l'arte può creare dei vanti, i vanti del territorio. I vanti del territorio, che poi in questi territori dove ci viene tolta l'identità, non sappiamo più chi siamo, ci tolgono le cose, invece noi ricostruiamo punti di riferimento culturali, riferimento sociali, che sono importanti, perché poi nel pensiero generale uno perde tutta, dice chi sono, non mi ritrovo più, non so più chi sono, e quindi lì poi ti sottomettono di più. Tra l'altro, prima di me ci stava Luca Maleonte che ha raccontato disegni bellissimi che fa nella città, e ci stanno in generale. Qui c'è un libro intero di artisti, cose che raccontano a loro modo tutto. È un'occasione per incontrarsi, per raccontare, è anche un modo questa è una cosa pure che ho detto prima, cioè come gli artisti tante volte fanno le cose anche a livello istintivo. No? E invece ci stanno poi dei momenti e anche degli incontri che ti fanno riflettere su quello che stai facendo. Perché io tante volte scrivo anche le canzoni senza pensare troppo, scrivo delle canzoni perché ho l'esigenza di scriverle. Invece magari ci sta delle persone o dei momenti che ti fanno capire che cosa stiamo facendo. Quindi c'è un bisogno di raccontare periferie, hai C'è un detto. bisogno di raccontare le periferie e anche un bisogno di capire come. E il modo in cui li stai raccontando è anche un modo in cui puoi capire che periodo stiamo attraversando, che è stato, sì, è il compito dell'arte, cioè che ti fa riflettere, cioè che periodo stiamo attraversando. E quindi penso che siano importanti, andrebbero molto più diffusi. Il problema tante volte che abbiamo pure noi, cioè che questa è un'arte di strada, l'arte di strada che magari si raccoglie, che poi è molto oscurata, diciamo, dal mainstream e quindi è poco conosciuta. Quindi è importante diffonderla il più possibile in tanti modi, che sono quelli della strada, delle manifestazioni, dei concerti, dei video. Delle televisioni autogestite, eccetera. Cioè, diciamo che la parola di questo festival è Hic sunt leones. Hic sunt leones era quello che scrivevano i romani quando facevano le carte geografiche ai tempi, no? Tutto quello che non era dominato, tutto quello che non rientrava nell'impero era Hic sunt leones. Qui sono i leoni, cioè una zona selvaggia. I barbari, qui sono i barbari. Quindi, Hic sunt leone, dove stanno i barbari oggi? Cioè, dove stanno i barbari c'è la speranza di una liberazione, di un nuovo sogno, praticamente. Quindi, praticamente. Barbari romani, i greci li chiamavano Sì. barbari. Ah, infatti, a loro volta hanno portato una cosa. Quindi, praticamente, questo Hic sunt leones è dove stanno a livello artistico i leoni, cioè quelle cose che non sono dominate, che non sono. E quindi sono libere nella loro espressione, che poi sono magari un po' rientrano, delle volte rientrano, delle volte no. Questa è la cosa. Quindi diciamo che abbiamo Ma sentito. guarda, una cosa importante che siamo, cioè io ovviamente sono tanti anni che faccio rap, una cosa bellissima che sto facendo da un po' di anni sono i laboratori rap nelle scuole, nei territori. In uno di questi laboratori ho trovato un rapper che poi quando l'ho sentito gli ho detto vieni un po' qua a te e ho cominciato a farlo cantare i concerti, mo ci accompagna spesso ai concerti di Assalti Frontali, uno di questi appunto è Er Tempesta, ma poi c'è anche Er Piaga, ce ne stanno vari, Er Piaga è fortissimo, non so se lo conosci, la cazzo de Piaga, c'hanno 20 anni, c'hanno 19, 20, 21, so forti, so ragazzi che si esprimono anche con il linguaggio del rap di oggi, però hanno tanta voglia anche di cercare di cambiare la città, di cambiare come ce l'avevamo noi. Io tante volte quando li guardo, li sento rappare, sento
se mi sento delle cose mie, e che però io delle volte ho anche il pudore, che dico vabbè, ma io l'ho già detto, queste cose magari risultano scontate, invece dalla loro voce risultano nuove, risultano fresche, risultano forti, sono belle, e quindi è importante che ci siano. Un saluto a Elettri TV, un saluto a Elettri TV, un saluto a Elettri TV, ricorda che siamo importanti tutti e soprattutto tu. E avvieni tanto a salti frontali, dai, questo è il mio intervento a Hyperfest. È sempre importante l'arte nelle città, l'arte nelle strade, dobbiamo raccontare a modo nostro la città, perché c'è bisogno di un pensiero critico, un pensiero diverso.